È giunto al termine il progetto di prevenzione e di sensibilizzazione sul gioco d'azzardo patologico. La salute non è un gioco, è il nome del piano voluto dall'ASP di Cosenza che ha visto confrontarsi esperti del settore e delle istituzioni. Nell'ultimo incontro sono intervenuti il dottor Mauro Cibin, coordinatore scientifico del Centro Soranzo, e il consigliere regionale Pasqualina Straface, presidente della terza commissione consiliare Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, che ha spiegato come la Regione Calabria ha istituito un tavolo sulle dipendenze patologiche con il coinvolgimento del SERD e dei rappresentanti delle comunità terapeutiche. Attraverso l'ascolto e il confronto con questi operatori abbiamo costruito il piano di azione per quanto riguarda le dipendenze patologiche 2023-2025 e allo stesso tempo in un ultimo consiglio regionale è stato istituito l'osservatorio sulle dipendenze proprio perché vogliamo rilanciare una politica sanitaria, sociale, educativa che sia di contrasto alla diffusione delle droghe e quindi all'abuso di sostanze legali e illegali e anche le dipendenze comportamentali, quale appunto il gioco d'azzardo. Tutto questo rappresenta un aspetto importante perché per oltre 11 anni la Regione Calabria ha tenuto ai margini un settore così importante, avendo a disposizione un fondo antidroga di oltre 3 milioni di euro che dal 2011 non è stato mai utilizzato e che adesso verrà impiegato per la prevenzione. Una patologia, quella della dipendenza dal gioco d'azzardo, che coinvolge, oltre che il giocatore patologico, anche la famiglia. Prima perché la persona con dipendenza da gioco d'azzardo comunque, come tutte le persone con dipendenza, perde i contatti col mondo e quindi anche col nucleo familiare e si occupa solo della sua dipendenza. Ma nel caso del gioco d'azzardo perché poi dilapida le risorse di se stesso e della famiglia. E questo è il motivo per cui scatta il campanello d'allarme, per cui spesso familiari, mogli, dico mogli perché sono più frequentemente uomini che hanno il problema, familiari comunque arrivano a dirci ma io non riesco più ad andare avanti, cosa devo fare, eccetera, e coinvolgono poi la persona malata nella cura.